Molto spesso ricevo una domanda da parte di alcuni investitori immobiliari, i quali mi dicono: guarda, ho finito i capitali, vorrei iniziare a lavorare anche con degli investitori, in quanto sappiamo bene che la componente economica è una parte molto importante nella nostra attività. E allora mi chiedono: Giuseppe, dammi qualche consiglio su come si può operare con investitori di capitali. Allora, posso dirti che operando con investitori di capitali da ormai 5 anni, in maniera esclusiva, ho maturato una certa esperienza e ci sono dei punti sui quali ritengo tu possa avere veramente un beneficio se li applicherai. Il primo di questi è che l'investitore di capitale non sia una persona che abbia competenze nel settore immobiliare. Te lo dico perché in passato mi è capitato di avere investitori di capitali che avevano competenze in questo settore e puntualmente ci trovavamo a discutere su quello che dovevano essere le decisioni da prendere e questo bloccava l'operazione perché magari io avevo una visione su come portare a termine questo tipo di investimento e lui ne aveva un'altra, magari perché comunque era un impresario, comunque un agente immobiliare, una persona che comunque faceva parte di questo mondo. E ti posso dire che questo, secondo il mio punto di vista, è da evitare. Un altro punto sul quale ti suggerisco di stare molto attento è quello relativo al numero degli investitori di capitali. Ti faccio un esempio: in passato lavoravo con più investitori, quindi facevo associazioni e partecipazioni di più persone per la stessa operazione. Questo è un problema che si ripercuote nel momento in cui ci sono decisioni da prendere, perché se hai un interlocutore soltanto le cose più o meno riesci ad aggiustarle, ma quando hai più di un interlocutore ti posso dire che nella maggior parte dei casi finisce per paralizzare la decisione e questo è un problema che ti ritroverai se deciderai di operare in questo modo. Quindi il mio suggerimento qui è di avere esclusivamente un investitore soltanto di capitale con la cifra necessaria per fare tutta quanta l'operazione. L'ultimo consiglio che mi sento di darti è quello relativo alle decisioni. Devi essere molto chiaro già dall'inizio dicendo: ok, io sono il professionista, sono io che seguo l'operazione nella totalità, il tuo compito è quello di mettere denaro a copertura dell'operazione, ma tutte le strategie, tutte le decisioni le deciderò io in autonomia. Quindi se tu riuscirai ad essere chiaro dall'inizio, mettere su carta quello che sarà comunque un contratto che disciplina le cose, facendo capire dall'inizio che sarai tu a prendere tutte quante le decisioni, lui soltanto dovrà mettere il denaro, naturalmente tu gli proporrai un conto economico e dovrai mantenerti all'interno di questo conto economico per quanto riguarda l'importo, ma le scelte, le tempistiche, le strategie dovrai essere esclusivamente tu a sceglierle e a stabilirle. Questo ti permetterà sicuramente di gestire al meglio i tuoi investimenti immobiliari con degli investitori di capitale.